Abbiamo appena finito di parlare del tipo di connessioni che possiamo istituire quando leggiamo. E quindi spostiamoci dall'immersione alla prescrittura. Perché in prescrittura, per un commento letterario, è necessario essere anche dei buoni lettori, cioè andare ad annotare quanto più possibile in profondità a partire dal testo che stiamo leggendo. Nella lezione precedente abbiamo visto appunto il tipo di connessioni che possiamo istituire leggendo, connessioni libro-storie, libro-cervello, libro-mondo. Oggi le approfondiamo, dicendo prima di tutto che quando istituiamo delle connessioni, noi che leggiamo possiamo soffermarci soprattutto su tre aspetti: ciò che accade, le situazioni, ciò di cui si parla, i temi, lo stile dell'autore o dell'autrice. Approfondiamo ancora un po' di più. Quando si parla di connessioni libro-cervello, cioè tra il libro e la nostra esperienza, possiamo soffermarci a partire da luoghi simili, emozioni provate dai personaggi, il loro comportamento, il tipo di conflitto, aspetti della vita che vengono presi in considerazione nel libro e che ritroviamo nella nostra esperienza e nelle nostre riflessioni. Ciò che accade nella storia può essere ad esempio esattamente aderente o del tutto in contrasto con la nostra esperienza personale. Oppure semplicemente è quella situazione che può essere simile o opposta a quella che abbiamo vissuto. O ancora, ciò di cui si parla, cioè i temi che emergono nella storia, come li abbiamo sperimentati noi? Allo stesso modo? Abbiamo una visione diversa di quei temi? Ci sta facendo questa storia scoprire delle sfaccettature differenti rispetto a quelle che conoscevamo già di un tema? Passiamo alle connessioni libro-storie, storie anche dello stesso autore. Qui, a essere presi in considerazione, possono essere, ad esempio, questa lista non è esaustiva ma potrebbe anche ampliarsi, i generi testuali, le tipologie, come uno stesso autore o autori diversi trattano l'avventura in opere differenti, oppure le ambientazioni sono uguali, sono differenti, i contesti sociali in cui le storie si svolgono sono simili o sono diverse, in cosa sono simili, in cosa si differenziano, i personaggi, chi sono, come agiscono, i conflitti, la trama si sviluppa allo stesso modo o in modo diverso. E gli aspetti della vita che vengono trattati, i temi, vengono trattati allo stesso modo, cioè dandoci quasi gli stessi messaggi o dandoci delle visioni differenti? Di nuovo, ciò che accade o ciò di cui si parla può essere in aderenza o in contrasto tra un libro e una storia con cui è istituita la connessione. E poi si può parlare appunto anche di connessioni in libro-mondo. Di nuovo possiamo concentrarci sull'ambientazione, sugli luoghi, sulla società, sulle epoche, sui personaggi che nel nostro mondo conosciamo e che possono essere paragonati nel modo di fare, nel loro ruolo istituzionale, nei loro comportamenti a quelli del libro che stiamo leggendo, ai conflitti che caratterizzano quei personaggi o la storia, e anche ancora agli aspetti della vita, ai temi che vengono affrontati. Vi ho chiesto innanzitutto di andare a leggere ancora il commento che avevamo utilizzato già insieme come commento modello. E in che modo l'avete utilizzato? Avete cercato di estrapolare gli aspetti su cui quel vostro compagno si era concentrato per andare a istituire connessioni del tipo libro-storie. Si parla infatti, avete detto, di altre opere di Ungaretti e in questo commento avete detto che il vostro compagno si è soffermato sia sui suoni con cui Ungaretti scrive le sue poesie, quindi sullo stile, quindi partendo da connessioni libro-storie si è concentrato sullo stile con cui
questi testi sono scritti e li ha confrontati, e poi si è soffermato sui grandi temi che Ungaretti affronta. Ha parlato di morte, ha parlato di silenzio, di poesia e di parola, del valore della parola, come viene trattato diversamente all'interno di queste opere. Vi ho chiesto di fare un esercizio ed eccola la vostra prescrittura. Vi ho chiesto di istituire tutte le connessioni libro-storie che vi venivano in mente a partire dai primi versi del sesto canto della Divina Commedia, quelli che presentano ai lettori l'entrata di Dante in un nuovo cerchio, nel terzo, e che mettono loro davanti la figura di Cerbero. Avete lavorato sul taccuino provando a segnare il maggior numero di connessioni possibili. Poi vi ho chiesto di caricare le vostre connessioni all'interno di un Padlet. Quelle che dovevate segnare sul Padlet erano le connessioni che voi ritenevate più significative e che sul taccuino avevate espresso partendo dal testo di partenza, quindi dal sesto canto, e poi passando in un nuovo paragrafo, in una frase successiva, all'elemento che voi volevate collegare con appunto il sesto canto. Una volta che avete istituito la connessione, l'avete scelto la più significativa, le avete appunto caricate sul Padlet. Eccole qui. Alcuni di voi avevano già inserito all'interno del Padlet quello che poi vi ho chiesto nel passaggio successivo, cioè provate a spiegarmi come mai ritenete significative queste connessioni. Non soffermatevi solo al metterle in evidenza, ma spiegatele. Vediamo una connessione messa solo in evidenza e un'altra in cui c'è una spiegazione. Una connessione molto interessante che Greta mette in evidenza è questa. Secondo me la connessione più importante è quella di Virgilio, che per l'ennesima volta protegge Dante. Quindi Greta ha notato all'interno di una stessa opera, quindi va bene nella connessione libro-storie, che ritorna il comportamento di un personaggio. Ma non ha spiegato perché quella connessione per lei è importante e significativa. La stessa cosa ha fatto Amarda. Dante descrive Cerbero e mi fa pensare a Caronte. Caronte lo descrive con occhi rossi che picchia le anime, mentre Cerbero però è più crudele di Caronte. Qui c'era da sistemare un pochino questa connessione, però è interessante che lei noti anche che, seppure siano simili, Cerbero sia più crudele di Caronte. Sofia invece ha provato ad approfondire questa connessione e scrive: Dante descrive Cerbero con qualità molto simili a quelle di Caronte, come la barba, lo sguardo, il modo di comportarsi. Li trovo simili, ma Virgilio ci fa capire, atteggiandosi diversamente con l'uno e con l'altro, che forse, punto interrogativo, Cerbero è un soggetto con cui si può ragionare di meno. Capisco anche che più si va avanti, più si trova crudeltà. Quindi qui c'è un'interpretazione. Forse Sofia, invece di dire avanti, voleva dire in profondità nell'inferno. Andiamo a leggere un altro paio e poi salutiamoci. Leggiamo Matilda. Per me una connessione importante è quella che sia Caronte che Minosse, ma anche Cerbero, picchiano, trattano male, urlano alle anime. Minosse un po' meno. Soprattutto perché in questo caso vediamo la similitudine e la connessione tra questi personaggi. Quindi dobbiamo imparare a lavorare un po' meglio sulle connessioni. Livia e Matilde, invece, cosa hanno notato? Che Caronte assomiglia a Cerbero perché tutti e due hanno gli occhi vermigli, sono crudeli, Caronte picchia le anime con il remo e Cerbero le squarta con gli artigli. Di nuovo qui ci sarebbe stato bisogno di approfondire il valore, il ruolo di questa connessione. Ed è quello che chi non ha fatto all'interno del Padlet dovrà fare sul suo taccuino per la prossima volta. Bene, allora, grazie
e ci leggiamo, ci ascoltiamo nella prossima lezione di lettura e prescrittura di un commento letterario.